Vi è mai capitato di ritornare da fuori, dall'estero, e vorrei ripetere una ricetta? A me sì, tante volte. Questa volta sai cosa facciamo? Facciamo i brick tunisini, buonissimi, però la versione de Mariola, va bene? Quindi, pasta brick, quella ci vuole assolutamente. Prezzemolo, ceci, uova, peperoncino, cipolla e sgombro. Allora, quelli che ho mangiato io quella volta erano fatti diversamente, c'era dentro il tonno sott'olio. Io oggi metterò meno cipolla perché lì era tanta cipolla. Ho aggiunto i ceci e metteremo lo sgombro al posto del tonno. Tritiamo tutto, anche il verde che è dolce, buonissimo. Io ecco, vi consiglio di farlo col cipollotto fresco, non con la cipolla, che rimane più dolce, più gustoso, più fresco. Quindi ho messo mezzo cipollotto solamente e tutto il verde del cipollotto. Poi olio extravergine d'oliva, sempre quello buono, mi raccomando. Il cipollotto fresco, eccolo qui. Alziamo la temperatura. Allora, stufate il cipollotto, coccolatelo bene, non lo fate bruciare. Se voi lo girate potete avere anche una fiamma forte, anche se lacrimate, piangete, ben porta. Mamma mia, mi sta a far piangere proprio. Poi prezzemolo prima, eccolo qua. Allora, la ricetta classica prevede soltanto cipolla e prezzemolo. Io per renderla un po' più sostanziosa e proteica aggiungerò anche i ceci. Peperoncino, qua ci vuole il peperoncino, ragazzi. Questo poi non è tanto piccante, è molto. È un peperone piccante, ecco, diciamo così più che un peperoncino. Guardate che bei colori, stupendi. In questa mia versione abbiamo diminuito la cipolla, abbiamo aggiunto i ceci e qui è tutto meglio per noi. Poi il tonno, no, ho preso questi sgombri al naturale della Delicious. Guardate i bei filettoni, belli. Metto un passino così non sprechiamo la polpa. Per due persone due scatolette, così abbiamo tante proteine, ok ragazzi? Scolate bene dall'acqua. E poi qua dentro, vai. Una bontà, ragazzi, questa è proprio buona, eh? Rompete un po' lo sgombro, anche se è un peccato rompere tutti questi filetti, stupendi. Mamma mia, che profumo, che bello. Questo pure è una pasta, oh, che bontà. Assaggiamo? Eh sì che assaggiamo. Fermo, un po' di sale, che qui col fatto dello sgombro che è al vapore è poco salato, perfetto. Che bontà, ragazzi, mamma mia, che bontà. La farcia è pronta, quindi adesso piano piano con questa musichetta. Oh, oh. Allora, abbiamo, questa è la pasta brick. Allora, costa intorno ai 2 euro, 2,50 euro. Sono, guardate che sottili che sono questi fogli. Anche dolci si possono fare. Ne metto uno, piatto. Metto due, eccolo qui, perché uno è troppo sottile. Guardate qua, c'ho fame, c'ho fame. Vedete, lo sto mettendo così, a giro, perché? Adesso è bello. Uovo, fresco, mi raccomando. Eccolo qua, gli abbiamo creato il nido per l'uovo. Preparo la padella per friggere, quindi olio extravergine d'oliva non deve essere abbondante. Io uso l'olio extravergine d'oliva. Voi se volete potete usare anche l'olio di semi. Vedete? Non è abbondante. Vediamo se l'olio è pronto. Come? Non abbiamo la farina stavolta, ma abbiamo il prezzemolo. Vai, l'olio è pronto. Pronti? Allora, spingo tutto quanto il bordo per sigillare, ok? Così, così. Poi, giriamo. Ah, che spettacolo! È una bontà, è una bontà. Vado pure al ritmo di musica, ragazzi. È una bontà questa. Sto già godendo, già mi immagino tutto. Buonissimo. Maronna mia, che bellissimo! Che spettacolo, ragazzi! Senti, è scrocchiarello come piace a noi.
metto sulla carta assorbente. Coltello, taglia metallo, taglio. Sei pronti? Guarda qui, camera woman. Guardate che spettacolo. Adesso assaggiamo, sei pronti? E butti a fare. Allora, nonostante che fritto non è unto per niente, è buono. Qua c'è la biglietta. Allora, trovate la pasta brick, tutti questi bei ingredienti, compreso lo sgombrato naturale, che è fantastico, e la biglietta, buonissimo, rifatelo, che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.